Buongiorno a tutti da lasciamanica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max e oggi vi mostrerò un nuovo effetto che troverete come tutorial in vendita nel mio store di articoli magici. Questa volta tocca di nuovo a Crypto Magic, forse l'avrete già conosciuto per aver ideato Minimal Arcan, che trovate già in vendita nel mio store, che è andato molto bene. Gli Arcan piacciono sempre, questo è veramente buono, ma questa volta Krypton ha superato se stesso con The Prophecy. Se volete vedere la performance ufficiale andate sul suo canale, vi lascio anche di quello il link in descrizione, nonché anche il link per acquistare il tutorial di questo, ovviamente, ma visto che siete lì, magari iscrivetevi anche al suo canale YouTube. Quello che vedrete fra poco invece è una performance live, quelle che piacciono a me. Vedrete come si realizza questo effetto a tu per tu con una persona al momento, e nello specifico avremo uno spettatore d'eccezione. Non vi voglio spoilerare niente, guardatevi il video, tutti i link in descrizione. Signori, buona visione. Allora, questo è il gioco sulla profezia, tipo la profezia del mare. Ogni popolo ha una leggenda, dove fa le profezie e gli altri. Però tu, facendo la profezia, puoi fare delle scelte, giusto? Quindi io ti chiedo, la prima scelta che devi fare è tagliare il mazzo con il valore. Ok, lo dovete tagliare, prendi quel mazzo lì e mischi. E quando vuoi ti fermi. Ok, metti qui sopra, ora avrai le tue scelte, prendi il mazzo in mano, io qua ho una profezia, okay? Non importa che scelte farai, l'importante è vedere se la profezia si avvera, quindi apri le carte, scegli una carta dal centro, sì, dove vuoi, casuale, chiudi pure, prima di girarla, io la posso vedere, però ti chiedo, te la posso guardare da sola e ti chiedo se la vuoi cambiare. Posso guardarla? Perché questa influenzerà tutte le altre scelte. No, va bene. Gira. Ora dovrai contare tante carte, quindi dobbiamo esaurire il mazzo, contare tante carte, quanto è il valore della carta e quella che corrisponde al suo esatto valore la giriamo. Ok, quindi tipo 1, 2, 3, 4, 5, questa la giro? La giri. E la lascio qua? E la lasci qua. Ah, ok, qui. Adesso giri la prima, perché è 1, il valore è 1. Ah, ogni volta che è 1. Giro subito. Jack, quindi 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, preciso, 9, okay, unito questo proprio, è bellissimo. Quindi tu hai fatto la tua scelta iniziale, sì. Hai avuto la possibilità di cambiare, sì. Ora siamo in un momento ben preciso. Tutte queste carte che sono venute dopo è una conseguenza della tua prima scelta. È vero. Se qui ci fosse stato un altro numero sarebbe cambiato carta, tutto. Certo. Probabilmente non avresti neanche finito il conteggio finale, ci sarebbero avanzate delle carte. Certo. Somma queste carte. Allora, 6 più 1, 7, più 11, 18, più 11, 30, 42, 51, 63. 63? Sì. Io ho una previsione qui. Però prima tu hai mazzi di carte, lo stavi mescolando. Noi non abbiamo 63 carte in un mazzo, 52. Ci sono 52, quindi andiamo 11. 11, andiamo a contare 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hai fatto le scelte e hai avuto la possibilità di cambiare. Qui c'è la profezia, gira la profezia. Adesso, non importa le scelte che hai fatto, l'importante è che la profezia si sia avverata, vero? Dai! Grande Cristo! Molto bello, bellissimo.